cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusive Game e di WWE 2K18. E compagni e compagne degli amici e delle amiche di The Abusive Game e di 2K18. Qui è l'Artefice, è Jack in compagnia. Lo specialista, Michel. Ed è Remitta Pepigno. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo JMP, ditelo a noi, 2.0. Io mi trovo attualmente qui. No, a quota 12, Michel è quota 1 e Pepigno quota 11. Ma io, grande Michel! Ma io ho capito questa settimana che vince chi ha più punti. Pensavo chi ne ha meno. Non mi sono mai impegnato per quello. Ragazzi, io, come vedete nella grafica, ho la possibilità di utilizzare l'urna, la coppa delle opportunità, ben due volte, perché l'ultima volta è uscito un 1 contro 1 e non ho potuto utilizzarla. Ricordo che nella coppa delle opportunità non c'è all'interno umiliazione, ma ci sono tutte le altre. Perché non c'è? Perché è stata utilizzata l'ultima volta. Esatto. Altra cosa importante, ragazzi, venerdì sera saremo io e Michele a Milano a vedere la WWE. Quindi fatevi riconoscere, lì, esatto, venite a salutarci, scriveteci su qualche social e noi vi raggiungeremo. Io non ci sarò per gli ovvi problemi, esatto. Però, poi il calendario della settimana, volevo dirlo subito, dillo. Sabato l'ultimo episodio di Uncharted e forse ci sarà anche un altro episodio, ecco, sempre di giocatori riguardo a Call of Duty World War 2. Forse hai già spoilerato così tutto. Sì, no, volevo dirlo anche perché sui social lo avevo già chiesto agli amici se volevano vedere la campagna. Ovviamente lui, non avendo Instagram, non ha idea di quello che stiamo facendo. Esatto. E poi domenica ritorniamo ai Majors. Instagram c'è anche Facebook. Ma non puoi fare i sondaggi su Facebook. Nella carriera di Vito Giabroni. Il grandissimo atleta di Vito Giabroni. Che è diventato campione. Che ormai è riconosciuto in ogni parte d'Europa. Perché a me mandano messaggi gli amici da Londra, da Manchester, da, che mi dicono grande Vito Giabroni. Cioè, vai Pepino, estrai il commento fortunato di oggi. La urna. Che non sarà un uno contro uno, perché l'unico uno contro uno l'abbiamo già estratto. Questo balo grosso. Perché a te, se Pepino, fate così, però no. Ben sappiamo, piacciono quelli. Non è vero. Grossi. I commenti, intendo. Quanto pare piacciono a voi, perché quando l'ho detto avete fatto subito, mi siete leccati i baffi. Uno contro uno. No. No, qua è un tema. Diego Pittarello. Ciao Diego. Vuole un six man che è mezzo rotto. Un six man. AJ Styles, Daniel Bryan, Baron Corbin, Undertaker, Biker, Seth Rollins, Bray Wyatt, Arena, ECW, se siete nel gioco. Se esiste. Se esiste nel gioco, se siete nel gioco. Allora ragazzi, no, quindi ecco, c'è scritto ancora qualcosa. Six Man a metà. È tagliato. Titolo campione dei pesi massimi 2002-2014. Sì. Vai Michele, estrai la stipulazione. La stipulation. Battle Royale. Bella! Però spero che non sia come la prima volta che erano usciti tutti subito, hai tolto poi le mosse. Sì, sì, ok. Sì. Vai Peppino, dimmi pure i wrestler in ordine come li ha scritti. AJ Styles. Ragazzi. Titolo? Sì, titolo. Titolo dai pesi massimi. Quello. Aspetta, fino... prima però devo mettere l'arena, ragazzi. 2000... Arena ICW, se esiste nel gioco. No, ne ho la minima idea. Thank you. Secondo me non c'è. Eccola, one night stand. Pesi massimi, 2000... E 2002-2014? Cioè quella del 2006. No, no, titolo. Il titolo. E dopo lo mettiamo, perché dopo il titolo mi fa partire direttamente il match. Quindi adesso andiamo con la... Però non si può mettermi Undertaker meno di Seth Rollins e di Bryan. Allora ragazzi, Bray Wyatt quotato 3 punti. No. Baron Corbin. Ah, Corbin non l'ho visto, scusate. Baron Corbin quotato 3 punti. Seth Rollins quotato 1 punto e AJ Styles, Daniel Bryan, Undertaker e Bray Wyatt 2 punti. Quindi
1, 3, 2, 2, 2, 2. Sì. Ora io vado a estrarre la l'opportunità. No, c'è da estrarre prima l'ordine? No, non serve questo. C'ho l'opportunità. Non serve, perché? Perché già lui deve andare là, non basta. Vediamo cosa esce, poi eventualmente prendiamo questo. Io spero sempre che esca Gamer, da quando abbiamo iniziato questa rubrica. Oggi credo proprio che sia così. No, che poi detto così sembra che facciamo apposta. È rimasto dentro solo quello, il biglietto, mi sa. Dalla faccia direi di no. Espulsione! Cioè? Adesso lo spieghi. Adesso Michel ce lo legge. Se solo sapessi dov'è... Solo là no, non ci ho pensato prima. Lo prendo io, un secondo. Abbiate fede, me ne ricordo a memoria, ma preferisco sempre leggere. Quindi ragazzi, questa esclusione viene tolta adesso. E viene rimesso umiliazione. Esatto, ma comunque il pigno che l'hai capito, bravo. E sono altre le cose che non capisce. Ma ne parleremo a tempo debito. Guardate ragazzi, che noi non siamo ciechi. Ragazzi, noi vediamo tutto. Espulsione. Ecco. Rimuovi dal pronostico uno dei tuoi avversari. Scegli per primo la superstar. Ah, non rimuovi quelli lì, rimuovi no, noi. Certo. Quindi rimuovo Peppino. No, rimuovi lui, dai. Almeno. No, dai, è uno, povero. Ma tu fatti gli affari tuoi, sei stato espulso, basta, non puoi più neanche parlare. Sai cosa ti dico? Io la rischio e dico Baron Corbin. Io dico Daniel Bryan. Io non dico niente perché mi ha tolto. No, dai, però tu chi avresti detto? Taker. Quindi ora io devo schiacciare R3. Titolo? Seleziona il titolo. ECW? No! No? No? Cosa? Campioni massimi 2002-2014. Pesi massimi 2002-2014. Così c'è scritto. Diego Pittarello scrive campione dei pesi massimi 2002-2014. O meglio, ragazzi, dovrebbe esserci scritto così. Sì, però è questo. Secondo me è questo. Diego, ci scuserai, ma scegliamo no, questo. Ormai non copia più niente. Ma non è quello là di Randy? No. No, è campione del WWE quello. Avviamo? Avviamo. Avviamo. Ok. Però un match... Insomma, ha messo dentro un po' di personaggi... A parte Corbin, che comunque... Avendo detto già adesso che non è che risulta bene tra tutti questi, vincerà. E quindi salgo ancora di 3 punti. Tanto per cambiare, no? Perché tra tutti questi è quello un po' più... Però... Beh, anche... Il nostro David Graves. Anche Bray Wyatt, eh. Ragazzi... Noi cosa dobbiamo dire mentre fanno gli ingressi? Di importante che succederà questa Diciamolo, settimana. Dai! No. Di noi vabbè, che saremo settimana... a Milano. No, perché volevo introdurre la card. Introduci. Ah, introduci pure la card, dai, la settimana del... Introduci quello che vuoi introdurre. Allora, cercando sui siti internet specializzati nel wrestling, non sto qua a non specificarli. Non facciamo nomi perché non si può. Non sto qua a per specificarli. Ora. Abbiamo che per venerdì 12 novembre a Milano, no scusate, venerdì 10 novembre a Milano, abbiamo AJ Styles contro Jinder Mahal accompagnato dai Singh Brothers, che suppongo sarà il main event. Sono un po' triste perché saremo costretti a vedere Jinder Mahal vincere o quantomeno perdere per squalifica. Almeno esulterete in indiano. Poi abbiamo Randy Orton contro Kevin Owens, come match non è male, si può restare soddisfatti. Poi abbiamo uno SmackDown Tag Team Championship Fatal 4-Way Match, dove il New Day affronterà gli Usos, che a loro volta affronteranno Rusev e Aiden English, che a loro volta affronteranno i Bludgeon Brothers, ovvero i Barboni, che io dirò la verità è una vita che non vedo dal vivo. Dal vivo. L'ultima volta a Milano. Esatto. C'erano sì a Milano. Quando siamo rimasti soddisfatti dallo show.
dove persino aveva vinto Eric Rowan. L'unico match che ha vinto contro Bray Wyatt. No, no, Bray Wyatt si era fatto male contro Roman Reigns. Contro chi era poi? Tyler Breeze. Era un beniamino del pubblico, secondo me, che non ci aspettavamo che vincesse. Titolo degli Stati Uniti, Ty Dillinger contro Baron Corbin. Potrei andare in bagno in questo momento. Non era forse contro Jack Swagger? O forse sai che ha ragione lui. Era Jack Swagger. Jack Swagger era stato in grado di perdere con Roman. Bravo, Pep. Che fine ha fatto poi Jack Swagger? Non è licenziato. O se n'è andato lui? Solo il Dio lo sa. Shinsuke Nakamura contro Sami Zayn in quello che io reputo personalmente come lo show stealer della serata. Lascio indietro un match, perché lo diciamo per ultimo, perché il penultimo è un handicap match 3 contro 4. Naomi, Charlotte e Becky contro Natalia, Carmella, Tamina e Lana, tutte e quattro accompagnate da James Ellsworth. E concludiamo la card con Dolph Ziggler che se la vedrà niente poco di meno contro il motivo reale per cui io e Jack andiamo a Milano, cioè fare così con la sigla di Glorious. Perché Bobby Roode is in the house. E la poi entra Vito. Andrete lo attacca. Con i cartelli Glorious da consegnare in giro? Non lo so, non credo. Peccato, non neanche ricordavo che avevamo preparato la Cesaro Session. Quindi ragazzi, mi raccomando, fatevi vedere, fatevi sentire, mettiamoci d'accordo, facciamo una gran bella scampagnata. Ma quasi quasi vengo in accappatoio blu con le luci attaccate. Ma accappatoio e ciabatte. Uscendo dalla doccia, allora, proprio, esatto, con sotto niente. Con la cuffia in testa ancora. Comunque sai che comincia overhype. Noi abbiamo comprato i biglietti proprio all'ultimo, ragazzi. Abbiamo aspettato in streaming fino a... Rolling. No, perché noi avevamo aspettato Peppino. Poi Peppino ha detto di no, siamo andati lo stesso. Speriamo arrivino questa settimana, perché se non ci arrivano i biglietti siamo a posto. E questo The Undertaker che tornerà alla 25esima edizione di Raw. Abbiamo già detto qualcosa anche noi settimana scorsa, se non mi sbaglio. Se dovrebbe tornare anche The Rock, che addirittura vuole prendere a calci suo cugino Roman Reigns. Bah, così a caso. Oh, guardate che investe. Ma io ho letto una ipotetica card di WrestleMania. Orrenda, sì. Spero che sia molto ipotetica. The Rock non era molto Roman Reigns. Vabbè, ma ragazzi, bella, ragazzi, one night stand. Sì, è vero, molto bella. Però, ragazzi, parlare già adesso di WrestleMania mi sembra un po' troppo presto. Neanche sappiamo i partecipanti delle Survivor Series. Esatto. Fate un po' voi. Esatto, secondo me proprio quelle notizie lì e prenderle con le pinze. Bisogna affidarsi ai siti veri che parlano ufficialmente di non quelli che uno car- si ricorda subito. No. Adesso non facciamo nomi, però ci sono siti. Seth Rollins, come vedete, faremo nomi alla nuova tenuta, l'abbiamo scaricata dalla community. Ecco, ma quanto mi piace quella cintura lì. Ovviamente ancora il primo giorno. Che è tutto il gioco. Questa va. Poi altro. Tanti ci hanno chiesto cosa ne pensate del ritorno di The Undertaker. Se ritorna Deadman, io spero che lo faccia solo per quella notte. Se invece hanno che lo faccia solo per quella notte in mente di farlo tornare a combattere, spero torni in versione biker. Badass. Ripeto che come biker potrebbe occupare molte più posizioni. General manager, commissioner, quello che è, perché comunque parla. Però come Deadman può fare una posizione solo una notte e poi basta. Ovvero uscire con i piedi davanti. Esatto. Come fa sempre di solito nella bara. Attenzione, vero. La Battle Royale ha inizio, ragazzi. Pronosticato da me, che è quotato 3 punti, Baron Corbin, perché ovviamente è lo sfavorito. Mentre Michel ha pronosticato Daniel Bryan, che è uno dei quattro che ha validità 2. Io niente, perché il buon amico ha pensato bene di lasciarmi fuori con l'espulsione. Aveva l'opportunità, ha selezionato espulsione e ti ha giustamente espulso. Gli auguro pienamente. Eliminato Bray Wyatt. Ah, Bray Wyatt, bene. Da The Undertaker.
che alla fine non si discosta molto dalle figure che fa Wyatt nella vita vera, che non va più via, no, tra l'altro è indeciso se andarsene, potrebbe andarsene tranquillamente. Hai perso, vai, attenzione. I due biker. Mamma mia, guardate com'è. E il tuo biker fa una brutta fine sotto. No, dai! Baron! E il mio lo guarda. Si è salvato con... Yes! Grande! Yes. Si è fatto male, Undertaker. Daniel Bryan era contento che Baron Corbin si è salvato. Poi c'è altro da dire riguardo... a WrestleMania, no? C'era... No, c'è da dire che ragazzi, come sempre... Io Daniel Bryan come se fosse un... è volato fuori... Ah, che ho visto, stavo guardando... Mamma l'orario. Mia! È volato, eh? Oh, e anche oggi si mantiene l'uno. E anche oggi si vince settimana prossima. Ma incredibile. Attenzione, ha fatto fare. Sì, è veramente... è stato un Taker. Taker! Incredibile. Mamma mia. Attenzione, Baron Corbin. Si prende questa. Via anche quell'altro. Brain che... Buster di Undertaker sta facendo. È eliminato vittime. Anche Seth Rollins, una ragazzi. L'altra. Eh? Guardate. No, però adesso si prende un neck breaker. No, però adesso se vince Baron Corbin, io vado a casa. Rimarranno Corbin e Taker, vedrai. Io, ragazzi, volevo farvi presente che sono le 21:24 di lunedì 6 novembre. Ovviamente noi non abbiamo ancora visto Raw, dove presumibilmente diranno tutti i partecipanti del Team Angle. Quindi noi non ne possiamo parlare, potremmo fare delle supposizioni, ma non mi sembra il caso. L'ultima volta ho fatto delle supposizioni, esatto. Non ne ho azzeccata una. Potremmo fare delle supposte, ma non è il caso. Non è il caso di assumerle. Però dai ragazzi, AJ Styles contro Rusev. Però questo è il team di SmackDown, direi AJ Styles. Shane ha puntato su un team totalmente face. E come dicevamo offline noi tre, noi presumiamo che sarà il team SmackDown. Ma io mi domando, ma come fanno a stare in un team quelle persone qua? Io vi ricordo che tra Shane e AJ Styles ultimamente non sono stati grandi amiconi. Sì, però tu capisci che le Survivor Series sono Raw contro SmackDown. Ma io ti ricordo che lo scorso Survivor Series proprio Styles ha costato... Ma io ti ricordo che... Perché c'è stata la lite tra Styles e Shane. Che le storyline del wrestling durano dalla sera. Attenzione di Undertaker, la rischia, no, ragazzi. No. Prende a pugni a destra e a manca, ma questo non gli permette di uscire. Via, alleatevi e buttate fuori Styles. Sì, ma non, dai, non dai. Ce la fanno. Cioè. No, alleatevi e buttate fuori Corbin. Mamma mia, AJ Styles. Secondo me il favorito comunque è il team di SmackDown. Sì, secondo me sì. Più che altro perché Raw, secondo me, quei 5 che presumo siano, faranno, litigano. E comunque con tutto il rispetto che non siano... Mamma mia! Né Lesnar, né Shane, né Kurt Angle. Kurt Angle è messo peggio di Shane. Guardate! Il mio Baron Corbin che elimina The Undertaker. No! Guarda, no, vai Baron! Come si fa a eliminarlo così? Ma è fortissimo questo Undertaker, ragazzi. Sentite, dicevi? Anche il pubblico. Dicevi Cody, Shane e Angle. Dicevo che Shane e Angle non sono più, almeno uno neanche mai lo è stato, non sono più wrestler in attività. Però vedo molto più in forma Shane di Angle. Che quindi tra Angle... l'altro è quello che non lo è mai stato. Angle, esatto. Baron Corbin con un braccio teso elimina AJ Styles. Ho detto che rimanevano secondo loro due. E ora manca solo The Undertaker. Il Team Raw parte con un leggero handicap, avendo Angle. Bello, sì. Io avrei scelto di mettere nel team Triple H, visto che entra anche a far parte del socio onorario Shield. Così. Ma questo. Questa è altra storia. Nervold di Baron Corbin ai danni di Undertaker. Ora guardate, in prima fila c'è il bambino più piccolo del mondo, grande come metà sedia. Vai Baron! Niente. Non è che è il bambino più piccolo, è un bambino, ha la grandezza di bambino. Perché mi sembrava piccolo? È perché è seduto. Cioè, comunque vi faccio notare, io farei che notare ci sono la tipa in piedi che è grande qua quasi quanto il bambino ed è in piedi. Che è l'ex biker contro l'attuale biker, eh? C'è in palio il dominio dei biker. Il dominio, Powerbomb.
della strada. Buttalo fuori, cavolo. Bel match tutto sommato. Peccato per Daniel Bryan, che meritava di vincere, ma... End of days. E questo Daniel Bryan. End of days. Questo Daniel Bryan che si è cuccato una chokeslam da... Ma dai, da Kane. Ma sapete, ragazzi, ma dai, non è possibile. Ho come l'impressione che sia un lungo ma inesorabile avvicinamento di Daniel Bryan al tornare a lottare. Grande. No, io più che lo so me lo auguro. Chokeslam. No, non lo fa. Strangolamento. Dai Baron, non cincischiare, elimina. Buttalo fuori così. Siamo a drop. Settimana prossima, ragazzi, quindi pre-show delle Survivor Series. Probabilmente ne faremo 3 e non ci sarà il 5 contro 5. Purtroppo! Attenzione! Io incomincio a sospettare che ci sia qualcosa che non mi quadra qua. 15 punti e si vola! Si vola! Bene. 130. Quando è che ricomincia il gioco? Il 1 gennaio? Sì. Bene. Sono solo 2 mesi. 15 punti! Si stacca anche da Peppino. Ti sembra tutto regolare a te? Io non lo so, sai. Mi sembra regolare che m'abbia espulso. Ma guarda che l'ho sparata proprio. Sì, sì. Senza pensarci. Tanto ero già a 12, era un buon punteggio. Ho detto, vai, la rischiamo, andiamo con Baron Corbin. E mi sono portato a casa 3 punti, ragazzi. E immaginate se Peppino pronosticava di Undertaker quanto era incazzato in questo momento. Vabbè, che è già incazzato perché l'ho tolto. Appunto. Però sarebbe stato una bella sfida tra me e te. Bene. Cosa ti stai facendo tu, Ale? No, stavo tirando sulle bretelle. Quindi, ragazzi, pregate per me. Esatto. Trovate un modo per farmi fare 3 punti, arrivare a 4, alzarmi ancora, andare a quella coppa maledetta. Che è un po' che non la vede più quella coppa lì lui. La vidi per primo, se non erro. È per stato poi primo non a usarla. Porta sfiga. Che culo. C'è altro da dire? No? No. Seguiteci. Ci vediamo tutta settimana. Qua. Seguiteci domani. Ci sono tantissime domande nel chiedetelo agli Abusi. Ma l'ho detto io che nel calendario che domani. No? Sai che forse non l'ho neanche detto. Tra l'altro, è talmente schifato dalla cosa. Vabbè, no, domani c'è il 22esimo episodio del chiedetelo agli Abusi. Mancano solo 2 mesi per finire. Di più perché ci sono i pre-show. Quindi, ragazzi, mi raccomando, venerdì sera se siete a Milano, guardate la WWE, venite a salutarci l'evento? Alle 20. Noi saremo là alle 5 alle 20. Sì, saremo ritardissimi. Io vado a lavorare, potremmo partire alle 5. Fate video e foto. Un'ora prima. Esatto, fate faremo video e foto e mandatemi. Ma io ho una domanda. È la prima tappa che fa la WWE o è una delle... In Europa? No, nel senso... poi c'è Firenze e... Sì, sì, 10, 11, 12. Firenze e Padova. Padova è domenica ed è alle 17. Ok, quindi la prima tappa è a Milano. Bene, meglio. Quindi se andate a salutare tappa Milano, salutate anche me. Io lo dico. Salutate anche me, così fanno il video e me lo mandano. Vabbè, naturalmente. Tappa Milano. Tappa Milano. Ah, mamma mia. Io ho ripetuto. Quindi, ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se vi va e se non l'avete ancora fatto. Io vi ricordo che abbiamo Facebook, Instagram e Twitter, possiamo metterci d'accordo lì per trovarci fuori dal forum. Io vi ricordo che dopo questa tappa partirà anche il tour degli Abusi, no? È vero, molto se qualcuno più importante, ci ospita, sì. Quello... Ne parliamo domani. Esatto, che domani è dedicato a... allora. Per oggi è tutto, dall'Artevice, Jack. Dallo specialista, Michele. E dall'Eremita Peppino. Alla prossima, ciao belli. Sempre un punto. Adios. Sembra un po' di più. L'arena ti dà... Tappa Milano.